Amici di Bici Sport e di qui bicisport.it, siamo con un vecchio amico, siamo con Massimo Ghirotto. Massimo, oggi una tappa difficile, complicata, oltre forse le attese, per via ovviamente del meteo. Tu l'hai vissuta da dentro, no? Con la moto, chiaramente voce della Radio Rai, no? Al seguito della corsa del Giro d'Italia, come è andata? Beh, diciamo che tutto sommato quello che ha complicato è stata poi la pioggia, no? Perché chiaro, nella parte finale sono successe delle cose che durante il Giro d'Italia può succedere, cioè non è che dobbiamo star qua a pensare e si poteva pulire la strada, no, è sempre successo. Quando ci sono condizioni meteo di questo tipo si trovano condizioni particolari. Quello che è successo l'abbiamo visto tutti quanti, qualche caduta di troppo. Anche sfortuna in certe situazioni, un insieme di cose. Se parliamo quella di Evenepoel, la prima all'inizio è stata sfortunata perché ha attraversato la strada. Esatto, no? Quindi lì non è che possiamo dire è colpa di chi. Nella parte finale ovviamente c'era in palio una tappa del Giro d'Italia. Chiaro. E sappiamo che i velocisti quando vedono le squadre mettono come si dice, a pancia a terra i propri compagni e ne ha fatto le spese qualche atleta importante. Adesso io non so Roglic... Chiaro. Allora la prima caduta, no? Roglic e Gaviria scivolata a 6 km dal traguardo, il gruppo si è spezzato, no? Chiaramente poi si è raggruppato e oltre, si è caduto anche oltre il traguardo, perché poi Cavendish è caduto poi dopo il traguardo, anche Evenepoel, Vendrame e Evenepoel anche caduto entro i 3 km, quindi chiaramente nessuna conseguenza dal punto di vista della classifica, però fa degli accertamenti, sosterrà credo degli accertamenti, chiaramente tutto in divenire questa situazione, però insomma sono rischi e pericoli insomma della che ci stanno insomma. È mestiere, poi chiaramente le reazioni degli atleti sono anche capibili, no? Perché il Giro d'Italia tu lo prepari tanti mesi prima, arrivi al punto giusto, se ti stai chi giocando una tappa, chi giocando la classifica, chiaro, e tutto può svanire in un momento, in una caduta banale, perché poi alla fine diciamo sono cadute banali, chiaro, ma fa parte del gioco, certo, io non me la sento di dare la colpa a nessuno, certo, e credo che sia naturale. Certo. Certo, sarebbe sempre bello che le condizioni siano Sempre col sole, insomma, in situazioni favorevoli, però insomma, soprattutto poi in una corsa di 3 settimane, no? È normale. Poi è un po', diciamo, particolare il fatto che qui al sud troviamo il brutto tempo, invece magari chissà, speriamo almeno, più si va avanti, magari allora, troveremo il sole, chi lo sa. Tu prima hai detto un vecchio amico, perché in effetti sono anche vecchio. Ma in senso metaforico. Diciamo. Sì, certo. Siamo vecchi. Ma io voglio ricordare a tutti coloro che ci guarderanno che la tappa del Gavia, come no, storica, neve, si faceva insomma una tappa difficilissima, è ricordata ancora tuttora. Per quel motivo, quindi è la leggenda anche di questo sport, esatto, no? Che insomma anche il meteo, diciamo, direttamente o indirettamente contribuisce insomma a scrivere pagine indelebili di questo, certo, nostro amatissimo sport. E Massimo, da oggi a domani, altra giornata che sulla carta, oddio, anche sulla carta può essere, no? La Costiera Amalfitana, il Chiunzi, per tornare anche un po' indietro di qualche anno, la discesa del Chiunzi, maledetta per Pantani, no? Ci ricordiamo ancora il giro del 97, quindi insomma insidie e nervosismo che cresce, quindi anche domani occhio perché potrebbe essere un'altra tappa pericolosa da tutti i punti di vista. E non è una tappa banale, da Napoli a Napoli, e con la Costa Amalfitana che è talmente bella, ma talmente insidiosa proprio per questo motivo, perché non si può perdere il controllo, gli gregari devono stare a vista sul proprio capitano perché non c'è un tratto di rettilineo, e può succedere anche una frazione impegnativa dove uno si dice ma non succederà nulla, e no, è proprio questo il punto, quando c'è un po' di rilassamento succede poi qualcosa, sempre di imprevisto, un qualcosa di imprevisto, quindi attenzione, due letture, potrebbe andare via la fuga e se la maglia rossa lo permetterà, perché c'è anche questo, non so se sarà il vantaggio di tenerla, perché chiaramente bene poi la voleva, diciamo, per il momento lasciar via, lasciare andare, loro invece giustamente DSM non ha, se la vogliono tenere, giustamente se la vogliono tenere, quindi bisogna seguirla attentamente e noi saremo lì per godercela. Chiaro. E forse sarà anche più nervosa dopo quello che è successo oggi, immagino, perché il meteo io adesso ancora non ho visto se sarà come oggi o meno. No, allora noi siccome cerchiamo di andare avanti per vedere com'è, pare sia buono. Buono. Pare
sia buona. Già, questa è una buona cosa. Sì, sì, sì. Quindi potremmo vedere una tappa che si svolge regolarmente dal punto di vista climatico, credo tanto dal punto di vista tattico. Tattico. Ultimissima domanda, Massimo. Abbiamo visto Jonathan Milan oggi sfiorare il bis. Sarebbe stato un successo straordinario per lui, che al primo grande giro della carriera. Già abbiamo visto, ovviamente, vinto il secondo giorno, nella seconda tappa. Oggi comunque secondo, addirittura slittava. Abbiamo raccolto un po' di impressioni oltre alla sua, insomma, quella di Daniele Bennati, di Andrea Pasquale, che l'ha tirato. Dice appunto Jonathan quasi perdeva aderenza visto l'asfalto viscido. Forse se non avesse piovuto magari avrebbe anche vinto, chi lo sa. Tu che dici? Ma sai, i sei ma poi trovano il tempo. Chiaro. Che trovano. Chiaro. Perché chi vince vince il secondo che arriva spiega, no? Come si dice. Esatto. Ma credo che Milan deve solo essere contento di questo piazzamento, che ribadisce che è uno dei velocisti più importanti che abbiamo in Italia e che avrà sicuramente futuro, e mi risulta sia un pezzo grosso del mercato. Del mercato, infatti le voci, lo sappiamo, già cominciano a girare, a correre, insomma, no? Soprattutto sul suo caso, e comunque ha tenuto stretto di un punto, credo, di un punto, la maglia ciclamino, quindi sì, insomma, anche domani partirà con la maglia ciclamino. Quindi niente, buon proseguimento, in bocca al lupo, buon divertimento anche, che hai la possibilità di seguirlo dalla moto, insomma, una bella esperienza, voglio dire, no? Allora, o faticosa? No, comunque, no, beh, anche in giornate così. Guarda, diciamo che l'adrenalina supera un po' anche la fatica, no? Allora. Cioè, io di giri ne ho fatti 19 tra Vuelta, Giro e Tour, ma ogni anno, questo è il mio 13° giro con Radio Rai 1, e è sempre un'emozione unica. Perché vedere questi ragazzi con l'entusiasmo, la voglia, è un mestiere, ma gareggiare come oggi non è facile. Chiaro. È sempre qualcosa che ti tocca dentro. Chiaro, chiaro. Benissimo, allora buon proseguimento, Massimo, buon giro, e tanto avremo modo di rincontrarti, non so, magari già domani, chi lo sa. Ma se noi siamo qua, ci vediamo tutti i giorni. Ci incrociamo sempre, quindi vuoi o non vuoi. E poi ti seguiamo anche con Silvio, ovviamente, sulle vostre dirette, sempre, a parte ovviamente il radio, ma anche sulle vostre dirette, sempre molto interessanti, no? Con spunti anche tecnici. Beh, cerchiamo di dare anche a volte delle letture un po' differenti, anche con un po', come dire, di gogliardia, no? Perché certo, non si può sempre parlare in termini tecnici. Interagiamo con chi ci ascolta, ci fa delle domande, ci dà anche degli spunti, di suggerimenti, e credo che questo sia anche bello, perché a volte cogliamo anche noi un qualcosa che ci serve. Poi per approfondire. Anche da voi. Anche da tutti, tutti. E noi da voi, quindi siamo sulla stessa situazione. Ragazzi, grazie, al prossimo video, ci vediamo. Grazie.